Vladimir Luxuria ha voluto condividere alcune parole con i fan riguardo alla fine dell'edizione dell'Isola dei Famosi. Ieri sera, mercoledì 5 giugno 2024, si è tenuta la finale di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Dopo tutte le peripezie che il reality di Canale 5 ha dovuto affrontare e attraversare, nella puntata di ieri sera, finalmente si è decretato il vincitore. E the winner is Aras Senol. Il pubblico di Canale 5 ha scelto di premiare l'attore turco, preferendolo così ad altri concorrenti comunque degni della finale, e di arrivare fino all'ultimo giorno come Samuel Peron e Edoardo Stoppa. I telespettatori da casa hanno votato la tenacia e il temperamento del naufrago, portandolo fino alla vittoria. I naufraghi arrivati fino in finale sono 6 e si sono classificati nel seguente modo. Edoardo Franco al 6° posto, Arthur Dainese al 5°, Alvina Verecondi Scortecci al 4°, Edoardo Stoppa al 3°, Samuel Peron al 2°. E infine, al 1° posto, Aras Senol. Isola dei Famosi, le parole di Vladimir Luxuria. Prima dell'inizio della finalissima, la conduttrice Vladimir Luxuria ha voluto condividere con i fan qualche parola e qualche considerazione, tirando un po' le somme del viaggio intrapreso nel ruolo di quest'anno. Tramite un video, ci ha tenuto a ringraziare Mediaset per l'opportunità che le ha dato e tutte le persone che hanno lavorato con lei in questa avventura. Sono qui nel backstage dell'Isola dei Famosi perché vi voglio invitare alla finale. Volevo approfittarne per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo programma. Io ho avuto il privilegio e l'opportunità di imparare a condurre una diretta televisiva al fianco di tanti professionisti che devo davvero ringraziare. Ho fatto tutto quello che ho potuto per non deludere il pubblico da casa e chi mi ha dato questa opportunità. Volevo ringraziare l'editore. So che si dicono molte cose, ma il sentimento della gratitudine io lo provo sempre. Grazie. Mi dispiace di alcuni filmati che sono stati estrapolati per mettermi in cattiva luce con chi invece ha così tanto avuto fiducia in me. Io sono una persona sincera e schietta per cui. Grazie.